Vogliamo con la consiglio una chiamata di tutti i siriani. Il nostro presidente lo può fare. Grazie. Guadagniamo tempo per consentire all'onorevole Mannino che sta girando così di parlare. Non lo dico perché se non voleva parlare, non lo spiegheremo. Io voglio subito ringraziare Pier Ferdinando, un ringraziamento vero, perché un leader di un partito nazionale, qual è lui, che ha il coraggio, perché di questo si tratta, di fare una scelta come quella che abbiamo fatto, che ha fatto l'UDC, di votare contro la legge sul federalismo fiscale che viene invocata da tutti, è un leader che ha coraggio soprattutto perché ha la capacità di capire, quello ha capito, anche se molti altri ancora non l'hanno fatto, ma noi speriamo su questo almeno di lucrare qualcosa in termini elettorali, che la legge che si sta approvando, corso di approvazione, abbiamo approvato al Senato, alla fine finirà con essere un boomerang nei confronti di chi la sta proponendo, a cominciare dalla stessa legge che ne ha fatto un cavallo di battaglia. Sono molto grato perché noi ce l'aspettavamo che lui ci chiamasse per dire noi del sud, del mezzogiorno. E abbiamo avuto questa sensibilità di interpretare quali erano anche i nostri, non solo le nostre esigenze, ma vorrei dire anche i nostri sentimenti su una legge che penalizza drammaticamente il mezzogiorno e la Sicilia. Perché? Io vi voglio leggere qualche dato, lo voglio leggere perché ha stupito persino me, che sul federalismo ci ho lavorato, per capire che cosa potrà significare per noi questa legge nel futuro. Prima dell'Unità d'Italia, Presidente Casini, il Regno delle Due Sicilie era in assoluto lo Stato più esteso del Paese, in termini, e viveva nel Regno delle Due Sicilie il 36,7% della popolazione italiana. E in questo Regno delle Due Sicilie si produceva il 50,4% del grano, l'80,2% dell'orzo e dell'avena, il 53% delle patate, il 41,5% dei legumi e aveva complessivamente la produzione di olio del 78% dell'intero paese. Cioè, ma perché proprio questi dati? Perché 150 anni fa questi dati erano il dato della sopravvivenza alimentare. Parlava di questo, non è che parlava di pesce, di caviale, di grana padano che il Ministro dell'Agricoltura compra per 80 milioni levando delle fonti false. No, questo era il dato vero dell'alimentazione italiana. Pensate che nel Regno delle Due Sicilie la razione di carboidrati, per finito di citare questi dati proprio perché sono quelli che hanno più carboidrati, per abitante era di 418 grammi pro capite, mentre nelle altre parti d'Italia la punta più alta era di 270 grammi, quindi non stavamo male 150 anni fa nel Regno delle Due Sicilie. E allora, c'erano altri dati, ne taglio tanti per evitare di darli tutti, per esempio il 55% della forza lavoro in agricoltura, il 51% della forza del lavoro nell'industria era al sud, nel mezzogiorno, e, per dare il dato economico, la riserva aurea che nel paese ammontava a 671 milioni di lire dell'epoca, di questi 444, pari a 2/3, pensate, era proprio nel sud del paese, nel Regno delle Due Sicilie. Ma ancora, finisco di annoiarmi con i dati, nel sud c'era la più grande industria metalmeccanica, come se ci dessero di parlare al nord, no? Il più grande cantiere navale, la più grande industria siderurgica, i più grandi allevamenti di bestiame, la più grande cartiera,
la più importante casa editrice è la prima ferrovia del paese. Per la verità c'è rimasta, questa è rimasta da solo, c'è da solo poi, è rimasta solo quella ferrovia, perché non ho fatto prima. Allora, come vedete, al sud per primo quindi è andato per la prima volta l'impianto di illuminazione che allora era a gas. E ancora al sud.